Abbiamo impiattato, guardate raga, che delizia che sono, zucchine, petto di pollo, i nostri udon. Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi una pasta giapponese andremo a fare, buonissima. Si chiamano gli udon, come bucatini, no? Leggermente più spessi. Allora, partiamo subito con la nostra ricettina e li potete fare con qualsiasi contorno che a voi piace. Partiamo subito con 200 g di farina 00, un pizzico di sale, ci diamo una giratina e adesso andremo a inserire 110 g di acqua fredda e incominciamo a impastare. Ora che abbiamo impastato in coppa, adesso ci trasferiamo sul tavoliere con un po' di farina. Sporchiamo un po' le mani e rimpastiamo per qualche minuto. Ebbene, una volta che abbiamo impastato il tutto, adesso facciamo riposare l'impasto per circa 20 minuti. Una volta che abbiamo fatto riposare l'impasto, adesso lo facciamo a metà e lo stendiamo, non eccessivamente fino, eh. Ebbene ragazzi, una volta che abbiamo steso il nostro impasto, mi raccomando, di 2-3 mm deve essere l'impasto. Adesso con una rotella andiamo a creare i nostri udon. Ebbene, abbiamo formato i nostri udon, adesso li separiamo e poi andiamo a formare il nostro condimento. Ebbene, una volta che abbiamo formato tutti i nostri udon, adesso prendiamo due zucchine. Prendiamo una zucchina, poi andiamo a tagliare a due e andiamo a formare dei bastoncini. Una volta che abbiamo fatto i nostri bastoncini di zucchina, adesso ho preso 100 g di petto di pollo, l'ho fatto a pezzettini, guardate, e ho inserito una manciata di parmigiano e una manciata di pangrattato e un pizzico di sale. Adesso ci spostiamo sul piano cottura per andare a saltare in padella entrambi i nostri condimenti. Ebbene, ci siamo spostati sul piano cottura. Come già vedete, ho messo la pentola dell'acqua per andare a inserire i nostri udon. Poi prendiamo una padella, andiamo a inserire un filo d'olio. Questa è una pasta veloce, ragazzi, per l'estate è veramente ottima. Andiamo a inserire i nostri bastoncini di zucchina. Andiamo a inserire un pizzico di sale, quanto ne volete, e andiamo a girare spesso. Una volta che vediamo che sono passati 2-3 minuti, andiamo a inserire i nostri bocconcini di pollo impanati. Una volta che vediamo che il petto di pollo si è cotto, siamo pronti per spegnere il tutto. Ebbene, una volta che vediamo che il petto di pollo, come ho detto prima, si è cotto, adesso spegniamo il fuoco. La nostra acqua sta per bollire, saliamo ovviamente a piacere e poi andiamo a inserire i nostri udon. Ebbene, ragazzi, siamo arrivati al momento dell'impiattamento. Come vedete, la nostra pasta si è fatta. Accendiamo di nuovo leggermente un po' il fuoco sotto la nostra zucchina e petto di pollo. Andiamo a inserire gli udon. Ci andiamo a inserire leggermente un goccino, di olio. Ci diamo una giratina e voilà! E siamo pronti ad impiattare. Abbiamo impiattato, guardate raga, che delizia che sono, zucchine. Petto di pollo, i nostri udon, guardate un po', un piatto veloce, non ci vuole granché per farlo, piatto estivo perché ci sono le zucchine, il petto di pollo, niente, che dirvi. Spero tanto che anche questo piatto vi sia piaciuto, spero proprio di sì, come dico sempre mi raccomando di spolliciare alla grande e ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!